Che Tenco non aveva la madre, e noi, cioè non aveva il padre, aveva solo la madre, e lui per esempio parlava alla madre con le canzoni. La canzone dove lui parla alla madre in modo più esplicito e aperto è questa qua. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che desideravi un giorno per noi. Il nostro amore è là, testardo come un asino, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, sciocco come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dir nulla, e io tremante l'ascolto e grido, grido per te, grido per me, ti succhio per te, per me, per tutti coloro che si amano e che si sono amati. Sì, io gli grido per te, per me e per tutti gli altri che non conosco. Fermati là, là dove sei, là dove sei stato altre volte. Fermati, non muoverti, non andartene. Noi che ci siamo amati, noi ti abbiamo dimenticato. Tu non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci diventare gelidi. Anche se molto lontano, sempre, non importa dove, dacci un segno di vita. Molto più tardi, ai margini di un bosco, nella foresta della memoria, alzati subito, tendici la mano e salvaci. Siccome io non riesco a sopportare l'uomo senza il fiocco, ho portato un farfallino di Philippe Daverio. Che tra l'altro ti sta pure bene, però non te lo regalo. Fai finta, ora poi me lo ridai. E ecco, così ti strangoli. No, anche per ricordare Philippe, con cui non sono riuscito a litigare. È l'unico al mondo, anche con te. Anche con me però. Sì, non sono riuscito a litigare perché rendeva l'arte festosa. L'arte è una festa, ma il critico la fa diventare un funerale. Lui era l'unico capace di farla diventare una festa. Io la faccio diventare come un'incazzatura fra due amanti e quindi stimola. Però l'arte deve essere bella, felice, leggera. I critici sono dei rompicoglioni. Ciao.